corpo libero, l'olandese partiva da un 9,60, ha ottenuto 8,650 dalla giuria. Intanto le telecamere si spostano alle parallele asimmetriche per quanto riguarda la ginnasta in gara. Parliamo della Croazia, si sta per ultimare, anzi si chiude in questo momento l'esercizio di Bojana Peranovic, la ginnasta croata che viene complimentata dai suoi allenatori. Ed eccoci alla prima azzurra in gara, sempre alle parallele, parliamo di Daria Sarkoš. Intanto seguiamo l'esercizio, tecnici azzurri pronti a dare anche un conforto morale a Daria Sarkoš, classe 85, nata a Mestre, tesserata per la Spes di Mestre, allenata da Giorgio Citton. Buono il suo curriculum nazionale, buona anche l'uscita da parte della Sarkoš, all'ultimo momento non ha partecipato, non è stata della squadra che a Patrasso ha svolto i campionati europei, ma l'abbiamo visto in buona forma nella gara in pratica che ha preceduto i campionati europei di Patrasso, ovvero il torneo di Acireale. Intanto il punteggio di Bojana Peranovic per quanto riguarda la Croazia alle parallele, sta per arrivare il punteggio di Bojana Peranovic. Intanto stiamo seguendo alla trave l'australiana Kayla Hockey. Qualche incertezza, però prosegue intanto al corpo libero per la alle parallele per la Bojana Peranovic, partiva da un 9,30, ha ottenuto 8,350, mentre alle parallele per la nostra Sarkoš 8,175, partiva da 8,90. Intanto alla trave, con qualche difficoltà e qualche sbavatura di troppo, prosegue la prova dell'australiana Kayla Hockey. Alla trave intanto deve concludere l'esercizio con questa uscita, avete sentito anche il rumore del campanello che indica la fine dell'esercizio, eccola lì accanto al suo allenatore. Non è andata benissimo l'australiana, che alla trave ha ottenuto infatti 8,20, partiva da 9,400. Ancora Italia, questa volta c'è Giorgia Benecchi alle parallele. Giorgia Benecchi, nata il 9 luglio 1988, quindi ha compiuto gli anni da pochissimo, nata a Parma, tesserata per la Coop Consumatori Nord-Est di Parma, allenata da Mauro Ricco e Lara Battaglia. L'applauso del pubblico che gremisce il palazzetto dello sport di Alzate Brianza per Giorgia Benecchi. Tra poco la valutazione da parte della giuria, viene complimentata dai suoi allenatori. Intanto c'è la Cina, eccola qui alla trave, seguiamo Wang Ying. E la curiosità è, dobbiamo dire, una bella cartolina che ci offre la Como Cup. La Cina presente, non è da tutti avere la formazione cinese all'interno di una manifestazione. Intanto alle parallele, tra poco arriverà il punteggio della Benecchi. Giorgia Benecchi alle parallele ottiene 8,60, 9,300 era il valore di partenza. Intanto seguiamo con attenzione la prova di Wang Ying alla trave. Ovviamente al termine ci sarà anche tempo per la premiazione, per le classifiche individuali a squadre, senior e junior. E ovviamente
sarà la premiazione anche per quanto riguarda le prove individuali, oltre che a squadre. Sta per chiudersi la prova della cinese Wang Ying. L'uscita di Wang Ying molto buona, ottiene un 9.400, il replay che ci offre la regia partiva da 9.90, dunque buona la valutazione per la cinese, il replay anche dell'uscita e l'applauso del pubblico per una delle tre cinesi in gara. L'altra, eccola qui, che subito comincia la prova alla trave, si tratta di Kang Xin. Interessante ovviamente la partecipazione delle cinesi, ma interessante anche il concetto di fratellanza e di amicizia che viene sempre fuori da questa Como Cup. Il grande cuore degli organizzatori non smette mai di ricordarlo, Sergio Loi. C'è grande amicizia, grande fratellanza, anche spirito di collaborazione dal punto di vista del budget. La Cina a Como ha portato ovviamente il quinto continente, ma ha portato anche grandi sorrisi, grandi amicizie. Dicevamo sempre difficoltà in questi tornei dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista del budget. In più di un'occasione le squadre assolvono al pagamento del viaggio, poi il soggiorno viene offerto dagli organizzatori. Intanto prosegue con scioltezza la prova di Kang Xin. E anche qui è buona la prova, partiva addirittura da 10 come valore dichiarato e l'applauso convinto, 9.675, qua bisogna veramente applaudire la cinese perché ha fatto veramente un ottimo esercizio, si dà del tu con la trave. Kang Xin, parliamo ovviamente della campionessa nazionale della Cina, ha ottenuto punteggi straordinari al China National Championship che si è svolto a Kunming in provincia di Hunan proprio nelle scorse settimane. E comunque è stato un esercizio straordinario, applaudito, e abbiamo avuto la fortuna di rivederlo anche al replay. Ci siamo spostati ora alle parallele di scena all'Olanda. Questa volta l'Olanda, abbiamo già visto Evi Nessen, questa volta è il turno di Laura Van Leeuwen. Buona la prova, curiosi anche i corpetti che usano, abbastanza elasticizzati. Purtroppo l'esercizio viene macchiato da questo errore, quindi deve riprendere la prova Laura Van Leeuwen. Come detto, alla fine spazio alle premiazioni, spazio anche alle classifiche, classifica squadre, la classifica individuale seniores, che comprende ovviamente la somma dei punteggi che singolarmente le giurie danno alla fine degli esercizi, anche ovviamente la classifica dell'individuale juniores. Chiude con ovviamente qualche problema e anche il disappunto dell'allenatore, l'olandese Laura Van Leeuwen. E ora seguiamo al corpo libero, lo sentite anche dalla musica, è in scena la Cina con Kang Xin, che vi ricorda la campionessa nazionale cinese, ovvero una numero uno al mondo. È il caso di seguirla sentendo anche la musica. Thank you.
Sentite l'applauso del pubblico che segue con grandissimo interesse la prova di Kan Xin, ormai alla seconda parte dell'esercizio. Cina, Canada, Croazia, Francia, Giordania, che per la prima volta si presenta, ma anche altre nazioni di prim'ordine a questa 14ª edizione della Como Cup. Una vera classica di assoluto prestigio nel calendario delle rappresentative internazionali, ed ecco l'applauso convinto della Kan Xin. Tra poco intanto la regia ci offre il replay, tra poco il punteggio di Kan Xin al corpo libero 8.650, partiva da 9.500, buono ma non, come dire, esplosivo il punteggio per Kan Xin. E ora Italia, ancora la trave, questa volta Ilaria Rosso. Ilaria Rosso che impariamo a conoscere da questa Como Cup, a livello internazionale si era esibita, è la prima volta che si esibisce a livello internazionale. Per quanto riguarda a livello nazionale, con la sua squadra è stata promossa in A1 e tesserata per la Coop Consumatori Parma. È nata a Savona il 13 giugno 1988, allenata sempre da Mauro Riccolara Battaglia. Nel 2001 a Lavagna, quinta junior per i campionati di categoria, al quinto posto nella classifica juniores. Poi nel 2001 a Gorizia gli assoluti, sesta al concorso generale, terza alla trave, sesta al volteggio e parallele. Ma seguiamo ancora la prova alla trave di Ilaria Rosso. Parte da 9.200 come valore dichiarato per l'esercizio. Ovviamente sono cambiati i codici, molto più complicato, e qui c'è un problema di equilibrio per Ilaria Rosso, che dovrebbe chiudere l'esercizio ora. Ecco l'uscita di Ilaria Rosso, tra poco la valutazione, ottiene 8.200 Ilaria Rosso. Alla trave rivediamo Daria Sarkos, che avevamo visto alle parallele. Ovviamente sarà sempre presente la nazionale azzurra, le tre rappresentanti dell'Italia, le faremo vedere tutti gli esercizi. Daria Sarkos, classe 85, nata il 17 agosto, quindi tra poco festeggerà il compleanno. Nata a Mestre, gareggia per la Spezia di Mestre, allenata da Giorgio Citton. A livello internazionale ha già un buon curriculum. Nel 2000 è stata prima con la squadra al triangolare juniores, alla sfida juniores a Novara fra Italia e Spagna. Sempre nel 2000 a Parigi, settima agli europei, sempre per quanto riguarda il campionato juniores. E poi vi abbiamo detto Italia, Germania, Francia, il triangolare ad Acireale proprio nei mesi scorsi, prima con l'Italia, poi a Caen alle Gimnasiadi di recente. Buona la prova dell'Italia, prima, sesta al concorso generale proprio poche settimane fa. Brava Daria Sarkos, che tra poco avrà anche il suo punteggio. Intanto abbiamo visto al volteggio Kan Xin e anche il replay, e tra poco al volteggio. Ecco qui la prima ginnasta della Giordania, che conosciamo anche per la Giordania, un piccolo debutto con l'unica rappresentante, eccola qui, Keir Jasmin. Anche per lei il volteggio. Intanto alla trave la nostra Sarkos ha ottenuto 8.350, partiva da 9.100. Ancora Cina, questa volta è Ling Li alle parallele. Arrivano le valutazioni anche al volteggio per la
ginnasta giordana, la Jasmine, al volteggio ha ottenuto 8.800, mentre la cinese Kang Xin ha ottenuto 9.100. Ecco qui la squadra cinese, il fiore all'occhiello della Como Cup, ha concluso Lin Li alle parallele, c'è il doveroso replay per Lin Li che alle parallele ha ottenuto, partiva da 9.90, ha ottenuto 9.40. Quindi Lin Li, che vediamo nel replay che ci offre la regia, ha ottenuto anche in questa occasione una buona valutazione, ancora un replay per la prova di Lin Li. Buona la presenza sugli spalti per questa Como Cup, come detto diventata una classica della ginnastica organizzata, come abbiamo più volte detto, dalla ginnastica Joy, una struttura, quella della ginnastica Joy, di ottimo livello. Va considerato anche l'amore che gli organizzatori mettono per costruire per un anno intero questa Como Cup, uno su tutti Sergio Loi, organizzatori che vanno citati anche per la grande, il grande cuore anche legato alla solidarietà, soprattutto verso i paesi dell'est, solidarietà che viene esternata in varie maniere. Intanto la Croazia, rivediamo Bojana Peranovic, che avevamo già visto impegnata in precedenza alle parallele, lo vediamo al corpo libero. Parte da un valore alto, 9.200. Si chiude la prova di Bojana Peranovic al corpo libero che prosegue con la nostra Daria Sarkos, movimentata, anche ben strutturata, il suo avvio, tra poco la valutazione della Peranovic. Intanto seguiamo la Sarkos. .350 per la Peranovic, mentre Daria Sarkos sta proseguendo la sua prova ritmata. Ha sfiorato la partecipazione agli europei Patrasso, e qui c'è una piccola sbavatura, mentre lì al lavoro le giurie che lavorano in tempo reale, fruiscono i dati poi al computer centrale e alla fine vi ovviamente ricapitoleremo le classifiche dell'individuale juniores e seniores, i primi tre posti, e anche ovviamente la classifica a squadre che, guardando il lotto dei partecipanti, ha già un'impronta di classifica probabile. Se vogliamo pronosticare, ci sono delle numero uno in gara. Intanto finisce Daria Sarkos ed è il turno ora della trave. Rivediamo Evi Nessen, Olanda, alla trave. Intanto siamo in attesa del punteggio di Daria Sarkos al corpo libero. Vi ricordo che partiva da un 9 netto, 8.300 la valutazione al corpo libero per Daria Sarkos. Sono 11 le squadre iscritte, c'è anche una dodicesima che è proprio la rappresentante della ginnastica Joy per l'individuale, con Simona Mascetti, che vedremo anche al termine di questa telecronaca. Per ora ginnastica di alto livello,
piazza di Como, come detto, per la ginnastica è un momento importante, il momento importante che va poi a culminare con il quadriennio olimpico che si chiuderà nel 2004 ad Atene con le Olimpiadi, Olimpiadi che vedono la nostra federazione vogliosa di riscatto dopo i problemi e le defaillance di Sydney. Già agli europei si è vista una buona Italia, sia a livello juniores che seniores, sia agli europei maschili che femminili, bisogna far di più, intanto si accavallano i tanti impegni, tra poco ci saranno i mondiali di ritmica a New Orleans, oltre ai mondiali in Lituania di ginnastica aerobica. Giorgia Benecchi al corpo libero, intanto tra poco arriverà la valutazione alla trave per quanto riguarda l'olandese Evi Nessen alla trave, partiva da 9.200, ottenuto 8.150, qualche svalvatura di troppo nell'esercizio dell'olandese, intanto con una musica accattivante, abbastanza nota, sta lavorando al corpo libero Giorgia Benecchi, nata a Parma nell'88, a livello internazionale annovera il sesto posto dell'Italia, l'abbiamo vista gareggiare a Patrasso agli europei, proprio di recente, gare trasmesse in diretta da Rai Sport Satellite, poi a livello italiano nel 2002 è stata in A1 seconda con la Coppa Parma e a Lavagna per i campionati allievi è stata quarta, mentre va ricordato che ha vinto con la squadra il pre-mondiale, il pre-europeo di Acireale, Italia, Francia, Germania. Giorgia Benecchi conclude il suo lavoro al corpo libero, la Benecchi partiva da 9.200, ottiene 8.50, questa è la valutazione per Giorgia Benecchi. Intanto facciamo la conoscenza con una ginnasta del Sudafrica, si tratta di Dominique d'Oliveira, classifica a squadre, mentre il Sudafrica ha anche due individualiste, individuale 2 con Sandre Lambuschkeng e con l'individuale 1 con Eslin Tamarin. Tribuna anche il console del Sudafrica e il vice primo ministro della Giordania, Salem Kerr, che è anche capo delegazione della squadra nazionale. Undici le nazioni dunque che partecipano. L'atleta con quella più giovane è addirittura del 92, mentre seguiamo ora la prova al volteggio di Ilaria Rosso. Abbiamo visto la soddisfazione dei tecnici ed ora Daria Sarkos. Finisce la Sarkos, intanto la De Oliveira al corpo libero partita da 9.200, ha ottenuto 8.100 ed è il turno ora della Cina alle parallele con Wang Ying. La valutazione al volteggio per Ilaria Rosso, mentre Daria Sarkos ha ottenuto 9.50. Ginnaste in gara per questa nostra sintesi e dopo la prova della cinese direi che si può già delineare la classifica squadre. Vediamo un po' quale sarà la valutazione che la giuria darà a Wang Ying per la Cina. Eccola qui la Cina, il fiore all'occhiello di questa manifestazione. Wang Ying ha avuto alle parallele partita 9.50, ha avuto 9 netto, quindi una buona valutazione per
la ginnasta cinese. Ed eccola qui, come dicevo, Simona Mascetti, rappresentante della individuale della ginnastica Joy, società che organizza questa manifestazione, la Como Cup, 14ª edizione. L'uscita anche per la Mascetti, l'applauso del pubblico, ovviamente emozionatissima per questa prova. Giorgia Benecchi, Italia al volteggio. Buona la sua prova, buona, 9.425 la valutazione. Dunque, per quanto riguarda la classifica a squadre, c'è da sottolineare che la Cina ha vinto con 73.975, Cina formata da Lin Li, Kan Xin e Wang Ying. Intanto rivediamo la prova della Benecchi. Fior all'occhiello dunque la Cina di questa manifestazione che vi abbiamo trasmesso dal palazzetto dello sport di Alzate Brianza, 14ª edizione della Como Cup. Al secondo posto l'Italia, 68.350, con Daria Sarkos, Giorgia Benecchi e Ilaria Rosso. Al terzo posto l'Olanda, 66.525, con Laura Van Leeuw, Shana Danesh ed Evi Nessen. Per quanto riguarda invece la classifica individuale senior, al primo posto la Cina con Wang Yang, 36.625, al secondo ancora una cinese, Xin Kang, 36.600, al terzo Daria Sarkos, 33.875, intanto la premiazione della Cina che vince la classifica squadre, mentre per la classifica individuale junior, prima la Giorgia Benecchi, Italia, 34.275, al secondo l'olandese Evi Nessen, 33.850, terzo Ilaria Rosso, Italia, 33.650, l'Italia viene premiata come seconda nella classifica squadre, al terzo posto l'Olanda. Woman to reach a European final this year in Stockholm.